Rieccoci carissimi amici di GRP al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicine naturali e nutrizionista esperto. Dottor Torchio, io e lei abbiamo iniziato un ciclo sulle proprietà delle erbe aromatiche. Oggi con lei vorrei parlare della salvia e del rosmarino. Salvia e rosmarino, che sono le, come posso dire, regine della cucina, assieme a Basilico basilico e prezzemolo. prezzemolo, che non dovrebbero mai mancare sul nostro balcone, sulla nostra finestra. Allora, ricordiamoci la salvia, che dal latino salvus, che veniva già considerata come un concentrato di poteri terapeutici, è digestiva, antispastica, migliora la nausea e i gonfiori intestinali. Ha effetto astringente per tutte le persone che sudano molto, che hanno delle forti secrezioni, anche sebacee, quindi acne e via dicendo. Ricordiamoci il suo contenuto di fitoestrogeni che, unitamente alla presenza di queste sostanze astringenti, la rende ideale in appoggio ai disturbi della menopausa, vampate di calore, eccetera, eccetera. Poi ha effetto antisettico, tant'è che la salvia viene utilizzata tantissimo come disinfettante cicatrizzante del cavo orale, assieme per esempio ai chiodi di garofano, da millenni direi nei preparati per migliorare le lesioni in bocca o semplicemente nei dentifrici. Ricordiamoci che l'olio essenziale di salvia migliora anche appunto la forfora nei capelli, la candida e in generale, come abbiamo detto, la pelle grassa. E poi abbiamo il rosmarino. Rosmarino è astringente simile alla salvia, però è un pochettino più orientato verso il discorso depurazione fegato, quindi la salvia è astringente e depurativa anche per le vie urinarie e per lo stomaco. Rosmarino lavora sul fegato, fanno una accoppiata vincente anche in tisana, fluidifica la bile, è un antinfiammatorio per quello che riguarda i dolori in generale reumatici, infiammazioni in generale, ma migliora anche la memoria. Il rosmarino poi è ricco di sali minerali e di proprietà che lo rendono importante per la cura della caduta dei capelli. E a questo punto, se abbiamo tempo, io vi direi due ricette, una per la caduta dei capelli e una magari la potresti fare tu, Sabrina. Certo. Allora, voi prendete un litro di rum, un rum quello color caramello classico, lo mettete in un recipiente, mettete dentro, riempite bene di punte d'ortica e di radici d'ortica ben pulite. Chiudete, lasciate per un mese sul davanzale al sole e alla luna, poi spremete bene, togliete tutta la morchia e tenete questa tintura madre che avete ottenuta di rum e ortica. Ne prendete un cucchiaio o due, lo mescolate con un paio di cucchiai di balsamo di buona qualità e un cucchiaino di olio, potrebbe essere olio di sesamo, potrebbe essere olio di lino. Impastate bene i vostri capelli per una mezz'oretta e poi li lavate e avrete un ottimo rimedio per la caduta. Invece quella che vi propongo io è un fantastico rimedio antinausea dove prendiamo della salvia, del rosmarino e del limone tagliato a fette, lo facciamo bollire in acqua e dopodiché lo lasciamo in infusione e ce la beviamo ed è incredibile. Nel caso non piacesse perché magari uno preferisce zuccherare un pochettino, un cucchiaino di miele o di agave, insomma, a piacere. Solo attenzione a chi ha problemi di diabete. Benissimo, e possiamo anche aggiungere una fettina di zenzero, quindi salvia rosmarino, limone con la sua buccia, bolli per 5 minuti con un po' di zenzero, rimedio fantastico per la digestione, la gastrite e le nausee. Tra l'altro, credo che possa essere usata anche in gravidanza. Assolutamente. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi meravigliosi consigli. A casa vi ricordo che se volete rivedere una delle nostre puntate, basta andare su YouTube e digitare Luigi Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.